cosa vi dicevate? Che lui si chiama Sergent. E lui si chiama Sheriff. E comunque io stavo registrando. Ah, è qui, Sheriff. Allora, tu sei un mio omonimo. Io sono un suo omonimo. Ah, anch'io mi chiamo Sergio. E anche se sono qui in veste di Flash in cucina, ancora non ti ho spiegato niente, te lo spiegherò magari. Pensavo stessi dicendo sono qui in veste di Francesco. No, no, assolutamente. Okay. Allora, bellissima serata, ancora non si è conclusa. La serata siciliana, ancora. Non avevo notato da. Forse da qualche cosa si era capito. Allora, cosa hai apprezzato più dello spirito della serata? Perché i ragazzi, diciamo, l'hanno pensata abbastanza complessa, in maniera da coinvolgere, secondo me, tutti i nostri sensi. Cosa stai apprezzando di più? Ci sono i cretini dietro là che fanno le facce. Ma è giusto così. A me è piaciuto tutto. Ho apprezzato tantissimo il tortino. Tortino formaggio con la base di chef di 25% formaggio, 25% burro cremoso, giusto? Sì. 25% farina, 25% albume. Hai imparato la ricetta. Prima le farine, vai. E poi hai imparato la ricetta. Allora, ragazzi e amici Flash in cucina, devo dire che questa non è preparata, quindi praticamente no, tu già avevi chiesto allo chef. Assolutamente. Anche perché c'era qualcuno che era con me che sosteneva che non c'era il formaggio. Bravissimo. Quindi da eliminare fuori, si leva il grembiule e va fuori. Assolutamente. Ma dimmi una cosa, proprio di questa pietanza di cui hai parlato, di cui sai. Perfetto. Sapevi che storicamente era fatto in questa maniera, nonostante le giuste modifiche fatte apportate dallo chef? Allora, gli anelletti al forno li conoscevo, però era una variante di anelletto al forno, perché non c'era la salsa, diciamo, pomodoro, c'era il formaggio fuso sopra su una base di formaggio, che è stata secondo me la cosa più indovinata. Grazie. E vedremo ovviamente come si concluderà la serata. Allora, ancora. Ecco, non si è conclusa. Roberto, le tue sensazioni? Vedo che stai girando fra i tavoli, questa è la dimostrazione che alcuni ti hanno chiesto delucidazioni, e siamo un pochettino tutti entusiasti di questa bella serata. Diciamo, ecco, lo stato d'animo adesso, ancora prima che finisca la serata. Intanto il proporre queste ricette di origini molto antiche, di proporre al giorno d'oggi e soprattutto gustate e mangiate da un pubblico in quest'età giovane. Giovane e mi sembra anche competente. Seppur spiritoso. Esatto. Ed essere apprezzate per me è motivo di soddisfazione, perché alla fine dopo le ricerche, dopo quello che ci metto, il mio lavoro, riscontrare nelle persone, nei commensali, l'entusiasmo che trasmetto al tavolo, quindi il loro entusiasmo e la mia passione verso il tavolo, è il risultato finale della serata. E veramente devo dare conferma. Volevo, giusto perché poi avrai spazio nell'intervista finale assieme al titolare, volevo ritornare a Sergio. Sei giovane, forse sei un mio coetaneo. Allora vi voglio fare un complimento. Sei per il giovane, ho appena fatto 40 anni, però grazie per il giovane. Ok, siamo giovani. Grazie. Quanto nella tua alimentazione è importante il rispetto della materia prima, il rispetto delle materie che vengono dal nostro territorio, quindi del nostro gergo si dice rispetto delle identità territoriali. Ecco, è una sensibilità che tu da consumatore, diciamo, come chiamo io, finale hai o apprezzi soltanto in occasione come questa? Allora, devo dire la verità, io da poco che mi sono accostato, diciamo, alla buona cucina. Prima ero uno di quelli che, insomma, chef, mangiava un po' chef, stiamo sentendo cose un pochettino. Quello che dava, quello che passava il commento. Invece ultimamente apprezzo molto di più quello che effettivamente è la qualità delle materie prime e come vengono servite. Bravo Sergio, devo dirti che è una giusta scelta. Volevo soltanto sapere, questo apprezzamento alla qualità lo fai soltanto quando vai fuori, in ristoranti, in qualche evento eccetera, o incominci a curarlo anche nella tua dieta personale a casa? Quello che appunto dicevo, che da poco che apprezzo quello che è appunto valorizzare la materia prima, quindi valorizzare il prodotto, e quindi è da poco che, parlo di qualche anno, ecco, prima non era così, che cerco di farlo anche a casa, anche se nei limiti, diciamo, delle mie competenze culinarie. E allora giusto, perché mi ha fatto veramente tanta simpatia. Qual è il piatto tipico del nostro territorio che ti riesce meglio?
Allora, io posso dire non quello che mi riesce meglio perché ancora non ho. Però diciamo quello però che. Però adoro le sarde allinguate. Le sarde allinguate e allora per, correttezza. Siccome, allora Sergio, per correttezza, siccome questo video non lo vedranno soltanto i siciliani, facciamo dire allo chef cos'è la sarda allinguata. Allora, io intanto volevo vedere la versione casalinga. Ah, qual è la versione casalinga? Poi eventualmente correggiamo la versione casalinga. Allora, la mia versione, di sarda allinguata è tanto per il filetto di sfilettata la sarda, è sfilettata la sarda e tagliata a piccoli pezzettini, sfilettata aperta in due, allinguata, una forma diciamo a cuoricino quasi, viene impanata, viene infarinata, è infarinata con un po' di è fritta. Questa è la versione casalinga. Allora Roberto, nella versione mia, siccome chiamo pure Sergio, nella versione mia casalinga c'è pure un pochettino di aceto. Che sicuramente avrà dimenticato. Andiamo però, Sergio, bando alle ciance, faccio parlare lo chef. E allora, la ricetta è una delle più famose ricette siciliane. La sarda allinguata. La sarda allinguata ha un procedimento semplicissimo. Viene dilescata, come ha detto lui, quindi pulita. Sì. E messa a marinare con aceto. Sì. Quantomeno per un'ora. Praticamente va quasi a cottura. Quasi a cottura. Viene tolta dall'aceto, passata nella farina e fritta con un ottimo extravergine. Dopodiché? Dopodiché va solo mangiato. Dopodiché il problema è fermarsi di mangiarlo. E ragazzi, ma com'è bello veramente, come nascono le cose casualmente. Sergio, non ti conoscevo, grazie. E va bene, grazie a te Roberto, ma questo è scontato. Grazie ragazzi.